La Polizia di Stato, squadra mobile e commissariato di Comiso, è intervenuta a pedalina alla Banca Popolare di Ragusa per una tentata rapina. Tutto è iniziato martedì alle 15:30, quando è stata segnalata una tentata rapina all'istituto di credito. Sul posto la volante del commissariato di Comiso, che è intervenuta prontamente, anche se i delinquenti si erano già allontanati. In supporto agli agenti di Comiso, anche personale della sezione antirapine della squadra mobile. I rapinatori, entrati in banca completamente travisati, erano armati di taglierini e hanno intimato ai dipendenti, armi in pugno, di aprire le casse. Dopo alcuni minuti hanno deciso di allontanarsi dopo che il direttore e cassiere hanno spiegato che le casse sono temporizzate e quindi non possono essere aperte manualmente. I due rapinatori, prima di fuggire a bordo di un'auto, sono incappati anche in un cliente che si era frapposto alla loro fuga davanti alla porta d'ingresso. Lo hanno strattonato e spinto, probabilmente impauriti che l'uomo potesse riconoscerli, dato che nel frattempo avevano tolto cappucci e cappelli. La polizia sta quindi valutando l'elemento indiziario al fine di risalire ai due rapinatori e agli eventuali complici o basisti.